Intanto vi chiedo l'importanza di essere qui a Expo, a Dubai, i progetti che presenterete, presenterete stasera e cosa avete in cantiere intanto. Per noi è un grande onore accettare l'invito da parte del sottosegretario alla cultura a presenziare questo evento importantissimo, perché quando c'è da rappresentare il nostro paese lo facciamo davvero con tutto il cuore. Stasera canteremo i brani che fanno parte del nostro repertorio quando facciamo i concerti in giro per il mondo, quindi stasera non mancheranno i brani che fanno parte della nostra cultura, la cultura della tradizione italiana. Un'altra cosa, come ci si sente a tornare su un palco, soprattutto fuori dall'Italia, dopo quello che è stato il Covid, soprattutto per il nostro paese? È stato un momento sicuramente difficile per tutti. Abbiamo già avuto modo di stare a contatto con il pubblico il 5 giugno all'Arena di Verona facendo un concerto, un tributo al grande maestro Ennio Morricone. Adesso piano piano si ricomincia e questa è la cosa più importante, e stasera per noi è sicuramente sono le prove generali di quello che sarà magari il nostro tour mondiale del prossimo anno. Ecco, quindi è sempre importante stare a contatto con la gente che ci aspetta, e vedere appunto la reazione del pubblico è una grande emozione. Sentite un po' di rappresentare l'Italia in questo contesto? Beh, ci sentiamo di rappresentare solo perché siamo italiani, ecco, perché comunque è da diciamo la nostra fortuna è stata il nostro patrimonio, la cultura italiana. Noi cantiamo le nostre melodie, quindi assolutamente siamo molto fieri e felici di essere italiani e felici di essere qua per rappresentare la nostra Italia, ecco. Ennio Morricone farà parte del vostro prossimo tour. Che cosa ha significato per voi la figura di Ennio Morricone nella vostra carriera e che cosa significa per voi raccontarlo attraverso le vostre voci? Abbiamo dedicato il nostro nuovo album, Il Volo Sings Morricone, appunto al maestro Morricone, perché innanzitutto lo stimiamo, sappiamo quanto ha fatto per il nostro repertorio, per la cultura italiana, ma soprattutto perché abbiamo avuto anche modo di conoscere la persona. 12 anni fa, durante la registrazione del nostro primo album, lui stava componendo delle sue melodie e ogni giorno lo incrociavamo nei corridoi degli Study Forum di Roma, quindi è nato lì il rapporto con Morricone e con la famiglia di Morricone. E appunto in questo album, in questo tributo, il primo tributo a Ennio Morricone cantato, c'è anche l'aiuto del figlio Andrea Morricone, nonché l'autore di un inedito e del testo dell'Estasi dell'Oro, una delle melodie più celebri di Ennio Morricone, per la prima volta cantata. Ma anche un grande privilegio poter dare voce a delle melodie che hanno fatto sognare generazioni e generazioni, ecco, quindi rivivere quei momenti è soprattutto un modo per emozionare persone, si spera insomma che hanno vissuto in quel periodo i film, ma anche le nuove generazioni che probabilmente magari ancora non hanno avuto modo di scoprire queste meraviglie appunto della storia del cinema e della musica.